Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla come al solito dalla Tanzania. Credere o non credere, sono vicino al 19 di aprile che rappresenta il mio anniversario dei 2 anni quando sono arrivato. Mi sembra quasi impossibile. Sono qui quasi da 2 anni e stasera non ho preparato Non sarà la registrazione che impedisce il collegamento, perché prima che lui registri funziona perfettamente. sentite? Sì, ora sì. Adesso mi sentite? Sì, mi domandavo come mai quando inizia la Pronto, pronto, mi registrazione. sentite? Sì. Perché io perché sono gli illuminati che mi fanno questi dispetti qui. Riconosci gli illuminati chi sono, Erika? Sì, lo so Leggi il mio benissimo chi libro che ho sono, io scritto su. ho imparato sul tuo libro, ma Ecco, volevo dirti una esatto, Erika. cosa, solo una cosa, che quando tu fai partire la registrazione, allora poi non ti sentiamo più. Come mai? C'è un nesso? Non lo so, non, no, non lo so, non lo so, non lo so. Non so che dirti, ogni tanto funziona per un certo periodo, poi si riferma. Via, andiamo avanti sperando che. Franco, magari fammi una cortesia, se la trasmissione non funziona, magari intervieni te di qualcosa, no? Sulla tua esperienza, insomma, cerca magari di, per cortesia, se puoi, Sì, di certo, intrattenere Franco. Grazie. solo che l'altra volta mi hai azzittito il microfono dall'amministratore, quindi non potevo fare niente. No, io Mi non ho avevi fatto esplicato. nulla. No, no, C'era no, 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 no. sul simbolo del microfono rosso, azzittito dall'amministratore. No, ma io non l'avevo rosso. Scherzi davvero, No, Franco? Non l'avevo rosso, ti avevo anche pregato di infatti. parlare te, cioè dovevi essere stato fissato, Infatti io no? volevo parlare, però Adesso. non potevo. Sì. Vabbè, che ti posso dire? No, 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 io non azzittisco nessuno, assolutamente. No. Io seguo quello che mi fa vedere il telefono. Se il telefono c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione, non ci posso fare niente. Allora, dunque, partiamo la trasmissione stasera da una domanda che ha fatto Carla. Carla, puoi per cortesia riformulare la domanda? Così Sì, l'ascoltiamo volevo tutti. sapere come fare per ottenere la residenza ed eventualmente, una volta ottenuto la residenza lì, però avere la possibilità di tornare in Italia perché ho degli animali che io devo seguire. Cos'è che mi consigliate, insomma? Sì. Allora, la premessa che faccio è quella che, anche se la residenza è una cosa molto semplice da ottenere in pratica, io suggerisco sempre comunque di venire per la settimana investigativa. Durante si fa una consulenza fatta bene, no? Si organizza tutto il e c'è ovviamente un minimo di consulenza da pagare. Dopodiché si definiscono le cose per bene, quindi quando in questo caso verrai per fare la settimana investigativa, farai anche la residenza. Perché ho visto che in linea di massima ormai è tutto organizzato molto bene, in 3 giorni ce l'hai, quindi facciamo la residenza, tanto poi te devi ritornare in Italia, quindi non hai bisogno di aprire un conto corrente, di fare un'altra procedura per convalidare il numero telefonico che si chiama NIDA, eccetera, eccetera. Te con quella rientri in 3 giorni, rientri tranquillamente in Italia. La cosa positiva è che per quello che riguarda la residenza non dovete pagare niente. Pagate nel momento, la residenza per gli oltre 60 anni è di 1.400 dollari. Per coloro che hanno meno di 60 anni, ma ne hanno più di 50, è intorno a 2.800 dollari. La cosa positiva è che questi soldi li pagate soltanto nel momento in cui ottenete la residenza. E io sono stato qui, ho battagliato un pochino per trovare questa soluzione, non è stata facile, ma alla fine ce l'ho fatta, perché
avevo capito che gli avvocati ti prendono i soldi e poi dopo spariscono. E quindi quello che noi si può fare magari anche in una settimana, 2 settimane, loro si prendono 2 o 3 mesi e poi dopo ti chiedono sempre soldi. Insomma, qui bisogna stare attenti, molto attenti a chi si incontra e la fiducia che gli si dà. Bisogna stare molto attenti. In questo caso io mi sono appoggiato a un amico italiano che ho trovato qua, che ha i contatti giusti all'immigrazione, come ha fatto Franco. Una volta che tutti i documenti sono pronti, in 3 giorni si ottiene la residenza. Con la cartina della residenza, il permesso, si può ritornare in Italia, non c'è obbligo di presenza. Ecco, quindi funziona in maniera, direi, proprio semplice in questo caso. Ora, c'è il discorso anche del test del Covid. Devo fare ancora un po' di ricerche. Ho mandato un messaggio veloce a Stefano Todisco, ma non mi ha ancora risposto. Stavo parlando ieri di questo con Elena ed Erika, sembrerebbe che non fosse più obbligatorio il PCR, e questo sarebbe una cosa molto positiva. Qualora fosse obbligatorio per chi viene e non lo vuol fare, io la soluzione ce l'ho. La soluzione di cui però parlo personalmente. Diciamo così, a tu per tu, e non ne voglio parlare in diretta. Questa soluzione vale per tutti, cioè tutti coloro che hanno un problema relativo, capirci, alle vaccinazioni, mi possono contattare e in quel caso vale per tutti, è chiaro. Approfitto per dirvi che chi mi segue, insomma, l'ho ripetuto già tante volte queste cose. Ormai l'orientamento generale sia dell'Europa che dell'Italia, delle nazioni principali, che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io questa cosa l'ho detto ormai quasi 3 anni fa e l'ho scritta anche sul libro, è quello di andare verso la vaccinazione obbligatoria per tutti. Inizialmente ti diranno le fasce a rischio, ma poi in pratica sono per tutti. Ecco, e quindi dovete entrare nell'ordine di idee che quella cosa lì la fate là dove la volete fare. Ma la dovete fare, perché altrimenti non avrete accesso all'applicazione del cosiddetto passaporto digitale, che vi permetterà poi di fare una vita, diciamo così, quasi normale, perché altrimenti non potrete più andare in banca, non potete più accedere ai mutui, non potete più nemmeno andare in un hotel e fare il check-in, non potete chiedere una visura camerale, non potete fare praticamente niente. Io sono anch'io un po' preoccupato per il discorso del passaporto mio, perché dopo il 2025, cioè 2024, alla fine del 2024, anno in cui loro dovrebbero inserire questa applicazione, quindi tutti dovrebbero essere vaccinati, tenete presente che chi non si vaccina a un certo punto rischierà di essere perseguitato dal punto di vista penale, eh? Nemmeno civile, penale, ricordatevi quello che vi dico, che vi dico adesso. Quindi dicevo, andiamo incontro a una situazione abbastanza difficile. Se uno vuol sopravvivere in Italia, bisogna che faccia questa cosa qui. Poi non voglio adesso cambiare troppo il discorso. Praticamente la risposta, Carla, è questa qui. Ho deciso di prendere uno massimo in alcune circostanze, 2 clienti al mese, perché poi mi partiranno altri progetti e anch'io quando sono a Zanzibar sono sempre fuori casa, no? Sono sempre in trasferta, che io non vivo a Zanzibar, vivo a Dar es Salaam, quindi per me è abbastanza faticoso, sinceramente, è abbastanza duro. Non voglio mettere troppa carne al fuoco, anche perché non ne ho bisogno, sinceramente. E quindi va bene lavorare, a me va benissimo lavorare su dei progetti. Una volta che sono partiti quelli e che grosso modo mi tengono occupato, io, a meno che non trovi un aiutante molto valido, molto valida, almeno quest'anno dovrò limitare eventualmente, ecco, queste settimane investigative. Quindi arrivo al punto: tutti coloro che hanno una mezza intenzione di venire si facciano la prenotazione prima possibile, e io vado di 3 mesi in 3 mesi. Ora aprile
c'ho ancora una settimana o due disponibili, c'ho la settimana praticamente di aprile, marzo lo stesso, anche se si va verso il Ramadan, che inizia il 22 di marzo. Potete venire anche in quella data lì, non succede nulla. Succede che soprattutto Zanzibar è una zona musulmana e molte attività saranno chiuse. Per esempio, non si può bere birra, non si possono fare feste fuori, insomma, è tutta una cosa un po' così. La mentalità purtroppo è quella lì. E quindi bisogna adattarsi. Però il tempo comincia già a essere molto bello a marzo, da marzo fino a settembre, ottobre, il tempo è bellissimo. Quindi qualsiasi mese scegliate è solo una questione di risparmiare soldi, perché luglio e agosto sono ovviamente i mesi di alta stagione e costa quasi tutto il doppio, eh? Quindi spendete molto molto di più e poi tante volte non si trova nemmeno posto. Quindi lì bisogna assolutamente, se venite in alta stagione, prenotare come minimo 3 mesi prima. Ci sono altre domande? Io do il Scusa, benvenuto intanto. Sì, ma dicevi che il prego. Ramadan, nel periodo del Ramadan, ma è solo durante il giorno, poi la sera si può far baldoria, giusto? Sì, però non servono comunque gli alcolici, eh? Neanche Per la esempio. sera? No, Or assolutamente no. Io che mi ricordo l'altro anno mi trovai proprio lì al Cape Town, no? Dove si va sempre a bere la birra, ah. e mi dissero: no, la birra non abbiamo un accordo insomma, Ah. con il comune, che durante Ramadan no, ci danno la licenza tutto l'anno, però durante Ramadan non possiamo servire birra. Bisogna fare scorta, Quindi ok. bisogna trovare, vai, insomma, la compri per conto proprio, no? Se vuoi una birra, la vai a pre, però esatto. Però. Allora, io saluto, mi Michele, ciao Michele, Ciao Massimo, poco che non ci non ti sento sentiamo. bene. Stai? La comunicazione va e viene, comunque se stai parlando con me io sto bene, grazie, e non vedo l'ora di venirti a trovare. Piacere. Sentirti. Massimo, a scatti. Mi sentite? Mi sentite? Sì, Sì. ecco, no, stavo dicendo a Michele di venire, se avete intenzione di venire, di farlo prima possibile, perché dopo, poi dopo non c'ho tanto posto disponibile. Quindi, non so. Ci sono altre domande? Fatemi pure Ci domande. sentiamo offline, Massimo, così ci organizziamo, Sì, va per bene, una data. Sì, quando va vuoi, bene. questa se questa settimana sono a casa, forse la prossima. Devo andare 2 o 3 giorni a Zanzibar, però Va bene. mi puoi chiamare quando vuoi. Va bene, che benissimo. Allora, un'altra cosa, avete domande, potete interrompere quando volete. Se non avete domande, in termini di priorità, perché si parla di un piano vino, quindi un piano di emergenza, quindi là ci si deve chiedere. Metto in piedi un piano di emergenza perché ho necessità di avere una via di fuga. Allora, secondo quello che posso aver capito io, come vi dicevo prima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricordo non è un ente pubblico, è una società privata, sembra nel quale sembra il socio di maggioranza sia proprio Bill Gates, non sono sicuro, però dicono così. Comunque sicuramente
l'azionario di maggioranza, quindi quello che ha l'ultima parola ed anche la prima, prima e l'ultima, che se lui dice no è no, se lui propone una cosa raramente un azionista di minoranza dice no, soprattutto se si tratta di Bill Gates. Quindi cercherà di far passare questa benedetta legge per cui controlleranno tutti i dipartimenti della salute di tutte le nazioni che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso io vi faccio una domanda, vi do delle indicazioni, no? Tanto così per parlare, non per carità di Dio, poi vi do io la risposta, se non lo sapete. C'è una nazione soltanto che non fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è qualcuno per caso che sa qual è questa nazione? Volete indovinare? Buonasera Edoardo, scusami, no, non ti ho salutato, ti vedo adesso. Ecco, allora se non... Buonasera. C'è nessuno che lo sa. Ciao. Non c'è problemi, si tratta del Liechtenstein. Non si è capito. Liechtenstein ha detto. Ok. Mi sentite adesso? Sì. Mi sentite meglio? Allora, stavo dicendo che c'è una nazione soltanto che non fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ho chiesto se c'era qualcuno che lo sapeva, che la conosce. C'è qualcuno che conosce, ma l'ho già detta, non so se avete sentito. C'è una nazione soltanto, sapete qual è? Erika. L'abbiamo sentito, Liechtenstein hai detto. Brava, sì, ma io lo sapevo benissimo, allora l'avete sentita. Quindi a quel punto, se decideranno una cosa di questo tipo, e soprattutto le nazioni più importanti, quelle che fanno parte del G20 per capirci, e andranno incontro alla vaccinazione obbligatoria, ma già a livello europeo l'ha detto chiaro la Ursula, no? Che la inseriranno, senza quella lì non si potrà scaricare l'applicazione per poter vivere una vita decente e saremo a un certo punto anche fuori legge, saremo come trattati come dei terroristi. Quindi io ho la soluzione a questo problema, almeno per metterci una pezza, ce l'ho, e chi è interessato a avere maggiori informazioni in via privata e personale, diciamo così, me lo può chiedere. In termini di priorità, io la cosa che vedo più urgente di tutte è quella relativa ai problemi bancari e ai problemi legati alla moneta digitale. Temo che comincerà a esserci un fuggi-fuggi dall'Italia e che poi il governo sarà costretto a fare quello che fece, io sono vecchio a sufficienza per ricordarmelo, a seguito dell'autunno caldo. Chi ha la mia età, si ricorda oltre 60 anni, 65 diciamo, si ricorderà l'autunno caldo del 68-70, quando iniziarono i picchetti per distruggere l'economia, picchetti alle fabbriche per distruggere l'economia italiana che stava facendo troppo bene, si inventarono l'autunno caldo, che guarda caso fu caldo soltanto un pochettino in Francia, partì dalla Francia, ma poi divenne caldissimo soltanto in Italia. Fu un autunno caldissimo soltanto in Italia, non in Austria, non in Svizzera, non sul confine francese o quello che ci possiamo avere, non lo so, di sempre vicino a noi, soltanto in Italia. Io vi dico questa cosa qui anche un po' in maniera provocatoria,
Così almeno pensate, no, all'assurdità di quello che è successo. In quel momento il governo vietò l'esportazione di capitali all'estero, perché la gente cominciò a preoccuparsi. La mia famiglia fu una di quelle. Infatti poi nel 75 mia mamma decise di portarci in Svizzera. Rimanemmo un anno in Svizzera, poi per ragioni familiari mia mamma decise di rientrare, perché purtroppo costò un sacco di soldi e fece un danno tremendo. Solo per darvi un esempio, un giorno mio papà e mia mamma arrivano nella fabbrica praticamente nuova che avevano costruito, uno stabile molto grande, no? Dopo anni e anni di lavoro, e trovano la fabbrica picchettata dai sindacati, e questi sindacati erano sulla porta e rivolgendosi a mio papà e mia mamma le dissero: ma voi chi siete? Dove andate? Non potete mica entrare qua. Insomma, mio papà e mia mamma con la coda tra le gambe dovettero tornare indietro, non potete rientrare in fabbrica, e la fabbrica, non mi ricordo, ero piccolino, fu picchettata per anni e anni e anni. E sapete, hanno fatto tutte le aziende questo, sapete chi si è salvato? Non si sono salvate mica le aziende migliori, no, si sono salvate soltanto le aziende che hanno pagato al Partito Comunista. Queste sono storie che non leggete, forse Panza ha scritto un libro, ha detto una cosa simile, ma forse in maniera così chiara come ve l'ho detto io, non ve l'ha detta mai nessuno. E mio papà e mia mamma, siccome erano persone di principio, hanno detto no, e praticamente li hanno fatto chiudere l'azienda, facendo all'epoca milioni di danni. Ecco, sono stati trattati come dei delinquenti, perché avete visto quello che hanno fatto con Denaro Messina, no? Messina Denaro, come si chiama quello lì? L'hanno portato via, tranquillo, non l'hanno neanche una botta in testa gli è andata. L'hanno preso pari pari come se fosse, non lo so, un principe, e non so dove l'hanno portato. Ecco, ricordate quello che è successo quando ci fu la prima protesta, che la gente andava a giro senza mascherina, no? Che la polizia ti saltava addosso, ti cominciava a picchiare, venivi trattato come un delinquente. Si vive in un paese completamente, ormai in un pianeta completamente pazzo. E state attenti, perché purtroppo siamo all'inizio. Io non vi voglio spaventare, non vi voglio, dobbiamo essere sempre positivi. Io questa cosa qui l'ho vista arrivare anni e anni e anni fa, tant'è che nel 99 sono andato in America. Ho spostato in parte il problema, però intanto ho lasciato l'Italia per queste ragioni, anche per queste ragioni. Allora, state attenti ai soldi. Io suggerisco, per chi ha qualche soldino da parte ancora, di diversificare comprando oro. Io da tempo lavoro con un'azienda con la quale io personalmente mi sono trovato molto bene. Si tratta di un'azienda che è collegata a un trust, per cui quando si compra oro, il nostro oro è al sicuro e per la legge internazionale non lo può toccare nessuno. L'oro ha ancora un prezzo molto conveniente. Per chi viene in Tanzania col piano C, come pensionato e come volontario, non c'è l'obbligo di acquisto dell'oro, ma è ovviamente altamente raccomandato, perché una volta che uno poi si sposta là, i problemi ce li ha lo stesso. Chiedo invece un acquisto con Auvesta per chi viene a fare a fare bene o male un po' di impresa là. Lo faccio perché chiedo in un certo senso anche un po' di garanzie. Poi immaginate se c'è un problema grosso, cammin facendo, e se i soldi spariscono, no, io poi dopo vengano a cercare me e cercare aiuto a me. Bisogna che chieda un po' di garanzie. A buon senso questa cosa va anche un po' capita. Ecco, stasera non parliamo di oro, ma già che ne ho parlato, perché vedo questa col discorso delle banche prioritario. C'è qualcuno che ha delle domande a questo riguardo? Io vorrei fare una domanda. Prego. In merito a quanto ha detto poco fa, la residenza e
praticamente lo svincolo di capitali dall'Italia, se uno vuole fare un investimento, perché questi soldi io non saprei neanche come gestirli, aprire il conto corrente. Tu come la vedi per chi vorrebbe fare anche un investimento? Marina, guarda, ti do una domanda molto sintetica, no? E poi se vuoi, siccome so che è già un po' che ci segui, no? Anche per il discorso dell'oro, magari ne parliamo a quattro occhi, poi sono cose anche due personali, sì, non le puoi. Allora, grandi linee, sì, appunto, grandi linee c'è da dire, io ho un certo tot di soldi in banca, e qui il concetto che ti ho detto, che si di cui sta parlando, è quella della diversificazione, perché io non ho mai suggerito di prendere tutti i soldi e comprare tutto l'oro, no, non occorre arrivare a questi livelli qui. Però in questo momento qui, siccome è molto rischioso investire in aziende, cioè in dove si mettono i soldi oggi? In Europa non si possono più mettere quasi da nessuna parte. Eventualmente uno che non ha un'abitazione può, se ha tanti soldi da parte, può pensare di comprarne uno. Però vedete che casini che stanno succedendo, no? Anche per le abitazioni, si parla di questa legge 110, come si chiama, di ristrutturazioni, stanno facendo un sacco di confusione, alla fin fine rischiate di perdere anche le proprietà, io ve lo dico, ma il Papa l'ha già detto, la proprietà privata ha fatto un'uscita, come dire, non è intoccabile, ma quando il Papa ti dice già una cosa così, è più chiaro di così, come vuoi che ve lo dica. Ritorniamo a quello che dicevo, quindi non è in questo particolare momento favorevole investire in niente, anzi suggerirei di disinvestire, cioè su una bot oppure anche, scusate, Bitcoin, oppure anche quote azionarie o anche moneta digitale, di queste varie monete digitali che tra poco spariranno quante. Io vi suggerisco di vendere tutto quella robaccia lì e quello che ricavate comprare oro, perché almeno con l'oro non perdete più niente. L'oro, qualsiasi cosa succeda, può succedere la terza, la quarta guerra mondiale, il grande set di Schwab, quello che vi pare, l'oro rimarrà sempre oro e rimarrà sempre la moneta dei ricchi. Quindi voi, senza saperlo, entrerete dalla porta di servizio nel cavò di Aovesta, che poi sono quelli della Brinks, per capirci, non ho la certezza al 100%, ma non è tanto difficile per tutto lo studio che ho fatto sull'oro. Posso dirvi, probabilmente Brinks è costituito come e anche le altre associate, no? Tutti gli altri cavò che sono bene o male sono tutti, no? Perché sono tutti collegati insieme, è chiaro, no? Anche lì. Sono costituiti come fondo fiduciari, quindi nessuno può toccare un bene all'interno di un trust, si chiama trust in inglese. Noi non la conosciamo molto bene questa struttura societaria, però è molto famosa nella common law e nei paesi anglosassoni, soprattutto nella City di Londra. Quindi, da un lato suggerisco di vendere tutta questa robaccia qui e di vedere quello che si raccoglie. Se non è sufficiente magari per comprare un po' d'oro, che come minimo a Ovesta per il Royal Class, che è un deposito, cioè un acquisto di oro di 25.000 euro, non ha aggio, quindi non ha costi di apertura conto, ed è quello che suggerisco io, allora magari ci mette un pochino di cash in banca e comincia piano piano a aprire quel conto lì. Franco l'ha fatto, Michele l'ha fatto, vediamo se ci sono altri amici che l'hanno fatto. Ecco, anche Fabio l'hai fatto, l'hai comprato anche te, Fabio, non mi ricordo, hai fatto anche te a Ovesta, ora non me lo ricordo, Fabio, correggimi se mi sbaglio. Scusami, non ti sento, non ti sento. L'hai fatto?
dicevo Fabio, per arrivare a, per continuare il discorso, Marina, io ho clienti che ci hanno messo 100.000 euro, c'è una cliente che ci ha messo 400.000 euro in tempo passato. La cosa è molto, secondo me, è calda in questo momento per le ragioni che vi ho detto, ma anche perché l'oro è ancora un prezzo accettabile. Ormai tutti gli operatori del settore prevedono che insomma è possibile che andrà anche oltre 65 a breve, soprattutto se si dovesse innescare la guerra. Quando si innescano le guerre, le grandi guerre, l'oro inizialmente perde, se andate a vedere quello che è successo durante la prima e la seconda guerra mondiale, no? Però poi dopo recupera perché la gente deve mettere i guadagni al sicuro, no? Cioè i risparmi al sicuro, e quindi io non sento più niente, non so voi. Massimo, non ti sentiamo. Mi sentite? Mi sentite? Adesso sì. Ecco, allora non so a che punto ero rimasto, cioè siete rimasti, parlavo di cosa? Dicevo delle guerre, no? Che quando ci sono le guerre l'oro inizialmente perde e poi dopo riprende. Ecco, in una situazione di crisi economica è chiaro che la gente comincia a aver paura e comincia, come sempre è successo, a comprare oro. Non è che uno deve essere un genio per capire una cosa così. Io queste cose ormai insomma le mastico abbastanza, perché ho fatto un report che si chiama La storia dell'oro, che potete leggere gratuitamente sul mio canale amenteaperta.net. Ve lo leggete per bene, anche lì c'è tutta una procedura particolare che suggerisco. La consulenza sull'oro è gratuita, quindi Marina, sentiamoci a questo punto, no? Ha capito grosso modo come funziona. Ci sentiamo, mi fai sapere quando sei disponibile e magari se hai delle domande. Se hai delle altre domande così me le puoi fare anche ora, eh? Cioè, ci sono problemi. Per cose tue personali magari ci sentiamo a quattro occhi. Sì, sì. Mi senti, Marina? Sì, ti sento. Hai sentito? Senz'altro così, perché insomma devo esporti un po' la mia situazione. Invece ho sentito prima che forse non è più obbligatorio il tampone. Loro volevano sì. Non si sente niente di quello che dice Marina. Non si sente? Non si... Almeno io non sento. Sì. Io sento benissimo. Sento benissimo. Se hanno più notizie, perché io sono preoccupata anche se da venire e fare questo tampone non ne ho mai fatti, non avrei intenzione di iniziare adesso. Tu sai qualcosa di più preciso? Puoi avvicinarti un po' di più al microfono o aumentare il volume? Mi senti? Sentite? Puoi aumentare un po' il volume, si sente la voce molto bassa. C'ho il volume al massimo, così non so. Adesso sento meglio, adesso si sente meglio. Prego. Se aveva qualche notizia più certa del test Covid, del tampone, perché appena ho la risposta certa dal console onorario, l'ho chiesto oggi, la posto sul canale e poi ne parlerò la prossima settimana. Perfetto. Io mi fido solo di lui,
perché purtroppo ci sono tante notizie fasulle in rete e quindi è inutile che si metta qui anche a girare a perdere tempo e poi magari non sono notizie aggiornate. In linea di massima, quando c'è una variazione sulla procedura, il consolato manda a tutti gli iscritti un text message con un link dove spiega diciamo quello che è cambiato. Ecco, se si è cambiata la procedura, se è cambiato. Io non ho ricevuto niente, quindi secondo me il test dovrebbe essere sempre obbligatorio. Però vi dico una cosa così, la dico così. Voi potete partire anche senza test. Tutto come sempre dipende da come voi vi presentate al check-in. Perché se voi al check-in vi presentate dicendo in maniera molto sicura, ti chiedono, arrivi e ti chiedono il test, no? Dici no, la risposta è no, grazie, il test lo faccio quando arrivo in Tanzania. È perfettamente legittimo. E non ti possono dire niente, ti fanno un po' di storie, però alla fin fine ti devono far partire. Perché questo? Perché non è l'Italia, ma è la Tanzania che richiede questa procedura. Quindi siccome quando arrivi c'è lì la postazione dove lo puoi fare, non succede niente, dici che lo devi fare, lo fai, fra l'altro spendi anche meno perché credo che costi soltanto $12 e ti fanno passare, anche perché lì, qui non interessa niente a nessuno di questa storia, ve lo dico chiaro, lo fanno solo perché gli dicono di farlo per dare un contentino alle aziende farmaceutiche, per far vedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche loro fanno qualche cosa. È cambiata molto la politica in questo senso da quando non c'è più Mago Fuli e in un certo senso io sono più contento, perché purtroppo il bulldozer, lo chiamavano così, Mago Fuli, ha esposto il paese a dei grossi rischi, secondo me. Poi, siccome questo paese qui probabilmente è ancora sotto trust, vi dico tante cose stasera, perdonatemi se non capite tutto al volo, la vita è un po' più complicata di quello che ci dicono. Probabilmente proprio perché è ancora sotto trust, fu messo sotto trust con altre 5 nazioni dell'Africa alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il trust esiste ancora, anche se hanno fatto una nuova nazione, si sono annessi con una mezza rivoluzione Zanzibar e da lì poi è venuta fuori Tanzania, no? Perché prima era Tanganyika, se andate a controllare su internet trovate tutte queste informazioni. E il trustee è il presidente, ma Mago Fuli sapeva bene che se avesse puntato i piedi la comunità internazionale non avrebbe potuto fare niente, perché contro i trust e contro la legge internazionale, almeno per quello che posso aver capito io, non fanno mai interventi militari, cioè non sono contemplati, fanno magari altre cose, però non fanno interventi militari e sono in linea di massima rispettate queste normative, un po' da tutti, stranamente, per quello che posso aver capito io. Essendo sotto trust, lui aveva l'autorità per accettare la pandemia, riconoscerla o non riconoscerla. In questo caso i tanzaniani sono stati molto fortunati, ha detto di no, però avete visto poi quello che è successo, no? Mamma Samia, subentrando dopo che lui è morto, ha corretto un attimino diciamo tutta la politica. Qui non è cambiato assolutamente niente, nulla, assolutamente nulla, però è cambiato l'atteggiamento col quale lei si presenta alla comunità internazionale. Quindi spesso e volentieri va a giro con la mascherina, fa vedere che ti fa tutte cose di forma, più che di sostanza. Anche se vi devo dire, e io lo sapevo già e non ho scoperto niente, ho recentemente visto un suo video del quale ho parlato proprio in 2 secondi nell'ultimo intervento che ho fatto con Ubaldo Croce,
intervento che potete andarvi a vedere, tutti i miei interventi li potete andare a vedere sul mio canale di YouTube, eh? Anche tutti gli interventi di Telegram, Piano B, Consulenza Oro, tante volte, anziché ascoltate 3 o 4 sono più che sufficienti. Nell'ultimo video io ho fatto vedere un'immagine di Mamma Samia che fa l'occhio di Horus, no? Dicendo in tanzaniano, la Tanzania tutto bene, non ci sono problemi, in Tanzania è tutto ok, e fa vedere proprio l'occhio di Horus, che è un segno massonico, perché anche lei evidentemente fa parte degli iniziati. Tutti i grandi primi ministri, presidenti del mondo negli ultimi anni, non lo so, 100 anni probabilmente, no? Perché ci hanno dovuto lavorare un bel po', fanno tutti parte di un ordine più o meno massonico. Dobbiamo entrare in questo ordine, ecco, perché quello che stiamo a quale stiamo assistendo, si chiama la grande opera, si chiama il nuovo ordine mondiale, loro la chiamano la grande opera. Di queste cose non ve ne parla nessuno in Italia, perché un po' hanno paura a parlarne, un po' da quando io ne ho parlato naturalmente non mi intervista più nessuno. Io me ne sbatto, me ne frego, però non sentirete mai uno di questi qui che parlano anche sui canali alternativi, che vi dice le cose così, diciamo, anche abbastanza precise, con nome, cognome. Non lo fanno. E nonostante questo, praticamente YouTube non mi ha mai bannato, ma ha bannato recentemente recentemente un video nel quale io ho commesso degli errori, perché ero stanco, ho detto delle cose nella maniera sbagliata. Se no, se te dici le cose in maniera corretta, rarissimamente ti bannano. Via, ora chiudiamo qui la parentesi oro, che comunque era molto importante. E poi c'è la crisi energetica, dovete considerare anche quello, perché ha delle attività, arriverete a un certo punto. E poi c'è il problema dell'Ucraina, e poi c'è il problema degli insetti nella pasta, tra poco, insomma, in tutte, diciamo, le farine. E poi c'è il problema, quanti problemi ci sono? C'è un problema dietro all'altro, no? C'è adesso, per dire, avete visto, in Turchia c'è il problema, è stato il problema di questo terremoto tremendo, che probabilmente è di origine umana. E poi ci sono le scie chimiche, e poi c'è questo finto riscaldamento globale. E quindi è tutta una cosa creata, eh. Cioè, niente di queste cose tutte create, non c'è niente di vero in tutto quello che, di tutte queste cose che ho menzionato. Sono vere le scie chimiche, ma anche queste cose qui è una cosa creata, non è mica una cosa naturale. Ecco, purtroppo il trend sarà quello per cui, secondo me, uno che è in condizioni economiche e mentali, e ovviamente anche familiari, di scappare, o perlomeno di mettere insieme seriamente un piano B e lavorare bene su quello, secondo me uno che non lo fa o è un irresponsabile, oppure proprio poverino è uno che non capisce niente. Quindi secondo me è anche un dovere, lasciate perdere la Tanzania, andate in Costa Rica, andate dove vi pare, però un piano B, cioè, purtroppo ce lo dovreste avere tutti, piano B o C, chiamatelo come volete. Ci sono altre domande? Ciao Duilio, ti vedo adesso. E Duilio non mi molla, Duilio, come stai? Ciao, Max, va bene. Ecco, siccome si è venuto in mente, parlando adesso di te, mi è venuto in mente il video, sì, no, di cui abbiamo parlato del giudice Palermo. Il giudice Palermo è l'unico, mi sembra di aver capito, in Italia, che comincia a aver capito qualcosa. Intendiamoci, non dovete prendere magari quello che vi ho detto in maniera da sfottò, no? Come se io avessi capito tutto. No, non è questo. Però io ho fatto un certo tipo di lavoro che ci ha avuto anni e anni e anni, l'ho messo insieme nella trilogia, che ricordo è a disposizione gratuita nel formato ebook per chi la vuole, ve la mando volentieri. E lui è l'unico che comincia a dire certe cose, ha capito
tante cose, ha cominciato a scriverle nei libri, a dirle. Ci sono alcune cose magari che le interpreta un attimino in maniera ancora soft, molto soft, però è comprensibile, è chiaro. E però mi fa piacere, io infatti sto lavorando, non sto facendo niente. Duilio ha avuto l'idea di contattare Ubaldo Croce per cercare di fare qualcosa col giudice Palermo, intendiamoci, per me sarebbe un grosso onore, no? Fare un video con un giudice, ci mancherebbe altro, anche perché credo evidentemente che sia una persona molto onesta, intellettualmente onesta, per dire certe cose bisogna anche avere un certo fegato, perché non è facile, anche se le sai, poi non è che le sai e le dici così, a dirle in una certa maniera, insomma, bisogna avere degli attributi, diciamo così, che non tutti hanno, ecco. Anche se magari molti queste cose le sanno. Renata, non ti ho più sentita, poi magari ci risentiamo. Che punto sei? Ma io sono sempre qui in Albania e attualmente non sto molto bene, quindi mi sono presa un attimo di pausa. Ho un'infezione all'orecchio e la sto curando con gli antibiotici perché avevo febbre. E mi sono messa in pausa per qualche giorno, non ho dimenticato niente. No, vabbè, infatti è importante che tu continui a seguirmi, così almeno insomma. Sì, quello sì, ripeto, per me è molto difficile prendere una decisione di carattere, sono un po' indecisa. Sì, va bene, ma comunque la settimana investigativa, quella non è una decisione, è una vacanza in cui vieni anche appunto per fare un po' di vacanza tranquilla, non è che ti obbliga. Capisci? Sì, tanto sì, dovresti comunque sì, capito? Quello volentieri, anzi, volevo sapere se è possibile anche visitare magari qualche capatina all'interno della Tanzania, perché no, io non sono una persona da mare, cioè il mare per me va bene, ma più un certo punto, ecco. Allora, cosa ti piaceva vedere? Ma un po' all'interno, all'interno anche. La Tanzania è grande, Tanzania è quasi tre volte l'Italia, tre volte e mezzo, dobbiamo avere un po' le idee chiare, magari se ne parla un attimo, sì. Naturalmente sarebbe molto bello il Kilimangiaro, andare a visitare il Kilimangiaro, che anch'io non ci sono mai stato, poi ci sono i safari, la zona di Arusha, che sono gli animali. Arusha, Moshi, tutta la zona del lago Vittoria è comunque molto bella e ci sono tante zone dove si può andare, bisogna fare un po' mente locale e vedere, perché poi è costoso, io poi ti accompagno, è abbastanza, devi prendere l'aereo, l'aereo, ti devi spostare in aereo, cioè non è che ci si sposta con l'aereo, capito? In linea di massimo, come devi andare, perché sono sempre 700-800 chilometri. Va bene, ne parleremo. Sì, ok. Sì, volentieri. Quindi quella settimana lì si potrebbe magari dedicare più a un discorso così, se ti fa piacere, piuttosto che a un discorso di Zanzibar, ecco. Cioè, però a questo punto faccio anche una domanda. Sarebbe fattibile per me o per altri italiani vivere all'interno piuttosto che a Zanzibar? Certo, certamente, ci sono delle comunità. Non è pericoloso? Non è pericoloso? No. Guardate, il problema pericolosità, scordatevelo, perché in qualsiasi altro paese possiate scegliere è più pericoloso della Tanzania. Dovete stare attenti perché, come sempre, in alcune zone, in alcuni orari, non ci dovete andare. Però con un po' di attenzione, basta non andare in giro con tutto l'oro al collo, il telefono figo dell'ultimo tipo, o orologi d'oro, queste cose qui, vestiti in maniera molto. Praticamente è come a Palermo. Molto modesta, molto normale. Come Palermo, stessa cosa. No, ma conosco. Palermo sei costretta a farlo. Palermo anni fa. Palermo sei costretta.
ecco, lei, ma non so adesso, no, ma il però fatto è un discorso che sono musulmani, lì sono musulmani, quindi è meglio che una donna si copra un po' quando va in giro lì, Con tutto rispetto per Palermo, non ti sentiamo, Massimo. Ciao Franco, come stai? No, 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 no. Non si sente, Max? Stiamo a scatti, malissimo. Mi sentite meglio? Prova. Mi sentite meglio adesso? Sentite meglio? Scatti. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sembra di sì, prova, prova a parlare. Mi sentite adesso? O meglio? Sì. No, si è sparito ancora. Dicevo che il problema... problema della religione del vestiario, non vi state a preoccupare, voi vestite normalmente come se andaste da qualsiasi altra parte e non dovete vedere ragazze giovani, non... Pronto, mi sentite? Mi sentite? Ora sì. Allora dicevo, non state a preoccuparvi troppo dei musulmani e del vestiario, vestite normalmente e non avete nessun tipo di problema. Ci sono altre domande? Se no, visto anche le difficoltà di linea, chiuderei qui stasera. Poi magari sono a disposizione, se ci vogliamo sentire anche domani l'altro, per domande particolari non ci sono problemi. Io mi scuso, ma insomma, per il momento la situazione è questa qui. Spero di trovare la soluzione presto. Avete capito quello che ho detto? Avete sentito? Sì, sì. Chiaro, tutto chiaro. Dicevo, buonanotte a tutti, grazie, alla prossima settimana. Grazie, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Ciao.